Grazie Presidente. No, per me non va bene, anche perché non riesco a Allora, però fare lei è già conto. intervenuto, deve solo dirmi se accetta o meno la riformulazione, se no No, lo non mettiamo ai... l'accetto, chiedo che venga Bene, votato, allora lo Presidente. mettiamo ai voti col parere contrario del governo, numero 5 Rizzo, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Bene, ci siamo? D'Ambrosio, bene. Mi pare che ci siamo a questo punto. La votazione è chiusa. Presenti 313, votanti 310, astenuti 3, maggioranza 156, favorevoli 77, contrari 233. La Camera respinge. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Locatelli. Arriva sempre. Grazie signor Presidente. Quando lo scorso novembre abbiamo approvato il decreto di proroga delle missioni internazionali, avevamo detto che questa sarà l'ultima volta che rifinanziamo le missioni internazionali attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, in quanto c'è la volontà di approvare, speriamo entro l'anno, la nuova normativa quadro sulle missioni già votata alla Camera ed ora in discussione al Senato. Non è andata esattamente così e quindi oggi stiamo a prorogare il decreto di rifinanziamento nella speranza che davvero questa sia l'ultima volta. Non mi dilungo sul merito del provvedimento, che è un po' ripetitivo rispetto a quelli precedenti, anche se con qualche variazione, e consegnerò il testo completo. Vorrei dedicare tempo e attenzione a due modifiche introdotte dal Senato. La prima prevede di ricomprendere nello stanziamento previsto al comma 1 dell'articolo 8, sono circa 90 milioni, Chiedo scusa, onorevole Locatelli, gentilmente il governo deve sentire tutti, prego. gli interventi previsti dal